Seconda giornata del triangolare di seconda fase della Coppa Marche, prima categoria alle Saline di Senigallia, va in onda Castelfrettese e San Biagio, impianto senigallese in sintetico scelto dalla società biancorossa per l'indisponibilità dell'Amadio di Falconara, inagibile dopo l'alluvione di settembre. Va in onda dunque in un confronto di Coppa Marche, San Biagio che nella prima gara del triangolare di seconda fase ha pareggiato 1-1 contro la Real Cameranese, entra in scena la Castelfrettese che in Coppa ha battuto ed eliminato alla prima fase il Monte Marciano per 2-1 ed il Borghetto per 2-0. Tanti giovani in campo per la Castelfrettese che utilizza dal primo minuto due classe 2006, il portiere Graziosi e il centrocampista Ugiri, e due 2007, il laterale destro Cerasa e l'attaccante Polenta. Subito Castelfrettese in avanti al terzo minuto con Rango, nell'occasione capitano che va sul fondo, ma la difesa del San Biagio in maglia biancorossa libera. Si prova anche Giacconi, classe 2004, al quinto dal limite con un sinistro parato dal portiere Luca Giacchetta. Il San Biagio si fa vedere al 21esimo per la prima volta con il tentativo di Rosini in mischia, la palla alta di un soffio. Al 27esimo in classe 2007 Cerasa fonda sulla destra e guadagna un calcio di rigore. L'arbitro Ballarò di Pesaro, ben posizionato, accorda il tiro dagli 11 metri per la Castelfrettese, oggi in maglia azzurra. Dunque calcio di rigore per la Castelfrettese, va la battuta capitan Rango che insacca e dunque Castelfrettese in vantaggio, capitan Rango e tutta la squadra che può andare a festeggiare nel sotto il settore occupato dai tifosi della Castelfrettese anche per l'occasione, per la partita serale alle ore 21:15 alle Saline di Senigallia, corsi numerosi e calorosi. Si riprova ancora la Castelfrettese al 38esimo con l'affondo di Santinelli sulla destra, il pallone per Giacconi, si salva Luca Giacchetta, ottimo l'intervento di Giacconi che anticipa il proprio controllore, ma il portiere del San Biagio evita il raddoppio. Ancora un affondo di Cerasa sulla destra, traversone in mezzo, ma nessuno arriva a puntuare la deviazione vincente. San Biagio pericoloso all'ultimo istante del primo tempo con l'inzuccata di Mattia Giacchetta in mischia, ottimo l'intervento del classe 2006 Graziosi che salva in calcio d'angolo. Si parte nella ripresa anche nel San Biagio in campo molti giocatori meno utilizzati in campionato, e anche il 45enne attaccante Pasqualini. Al 72esimo il portiere Graziosi si scontra con Capitani, un attaccante del San Biagio, ed è costretto alla sostituzione per un trauma nasale. In porta va Matteo Donati, altro classe 2006, in campo come il centrocampista Bracacini, giovane dell'Under 19. Il San Biagio ha un'occasione al 79esimo per pareggiare, ma la mira è imprecisa. Castelfrettese che prova a mantenere il vantaggio di 1-0, si susseguono i calci d'angolo, in uno di questi c'è una deviazione di Giacchetta, ma la palla finisce alta. Al 92esimo da l'ennesimo calcio d'angolo, Malatesta guadagna il calcio di rigore proprio all'ingresso in area, dunque la Castelfrettese concede un penalty proprio all'ingresso in area. L'arbitro anche in questo caso, Ballarò di Pesaro, è ben posizionato e accorda il rigore al 93esimo, terzo di 5 minuti di recupero concesso. La battuta va Malatesta, ma è prodigioso Matteo Donati che salva in calcio d'angolo e ipnotizza l'attaccante del San Biagio parando il calcio di rigore, ma il San Biagio non si dà per vinto e proprio al 94esimo raggiunge il pareggio con l'inzuccata sull'angolo successivo di Mattia Giacchetta. Dunque dopo aver sbagliato il rigore con Malatesta ipnotizzato da Donati, il San Biagio pareggia sul corner successivo 1-1, ultimo tentativo con la punizione di Brunori in area, ma nessuno della Castelfrettese arriva alla conclusione vincente. Termina dunque 1-1 la seconda giornata del triangolare di seconda fase di Coppa Marche tra Castelfrettese e San Biagio. Vantaggio da Castelfrettese su rigore segnato da capitan Rango, il pareggio al 95esimo di Mattia Giacchetta dopo che il portiere subentrato Matteo Donati aveva ipnotizzato dal dischetto Malatesta. La qualificazione si deciderà martedì 26 novembre in Real Cameranese Castelfrettese.